Santa Luisa de Marillac. Nacque a Parigi il 12 agosto 1591, figlia illegittima di Luigi de Marillac, signore di Ferrières e consigliere al Parlamento. Crebbe in un buon collegio, ma con la morte del padre venne affidata alla vera madre, povera, che l'avviò al lavoro. Decise di prendere i voti, ma i parenti la costrinsero a sposare il segretario di Maria de' Medici, Antonio Legras. Nel 1625 rimase vedova e, per servire i poveri, cominciò ad accogliere in casa propria le giovani che venivano dal contado. Con Vincenzo De Paoli fu cofondatrice delle Figlie della Carità, al servizio di poveri, malati, orfani, ergastolani, anziani e vagabondi. Protegge le assistenti sociali e tutti coloro che lavorano in campo sociale.